Hello! Allora, niente, oggi trova su strada della Coconut Cream, maschera della Montagnes Sette Neve, al cocco, che dovrebbe essere molto idratante. E c'è dentro burro di cacao, cocco e succo di cocco, polpa di cocco e succo di cocco. Dovrebbe essere molto nutriente e idratante. Il tempo di posa è un quarto d'ora e questa chiaramente è in crema e d'aria dentro. Boh, non lo so, adesso la proviamo e vediamo come va. Sapete che io preferisco le maschere in crema. Sa veramente di cocco, sa di Bounty per l'esattezza. E adesso vediamo se c'è questa qua 15 ml, quindi si suppone che il prodotto debba bastare. Allora, aspettate che mi do una passatina col tonico perché mi sono lavato il viso, però allora sto usando dei tonici delicati perché usando la tretinoina non so se sia cosa buona e giusta mettere dell'alcol in faccia, perché il mio biologico è a base di alcol e forse adesso che sto usando la tretinoina non è il caso. Comunque, allora, voilà, una passatina di tonico per essere sicuri. Patumiera ce la dirà, poi la riporterò perché l'ho svuotata. Quindi andiamo a vedere di stendere questa mascherina e vediamo com'è. Cioè, il pacchetto è mezzo schiacciato. Vabbè. Sapete che io vado con la taloccia. Scusate se guardo là, ma c'è lo specchio lì. Molto profumosa, molto Bounty, mi piace. L'odore mi piace un sacco. Fatto che fare una bella talocciata, adesso la metto così e poi, come sapete, io le maschere sono molto easy, molto fine per me. L'ho messa anche nei capelli, magari tanto è cocco, va bene anche per i capelli, magari mi fa tornare. Sì, vabbè, stavo per dire la gazzabubula. Allora, questa appena l'ho messa già mi brucia intorno al naso. Mi fa strano che una maschera idratante bruci, però vabbè, pizzica, non è che brucia, pizzica un bel po', ma sarà anche perché ci sarà dell'alcol dentro, non lo so. Comunque, adesso sono bella bianca. Devo dire che questa basta perché, come vedete, io sembro che ho il cerone bianco. Facile da stendere. Vi ripeto, mi pizzica nella zona qua. Però, comunque, adesso l'ho messa su, aspettiamo i fatidici 15 minuti e poi lascio acqua e vi dico com'è andata. Ciao! Voilà! Allora, niente. Il quarto d'ora è passato, adesso andiamo a vedere come la va. Io qua c'ho la mia ciotolina di acqua tiepida, giusto per farvi vedere come si leva voi, sennò io sarei già di là nel bagno. Con la mia spugnetta Fantastix 3 Chic di AliExpress, ho comprato anche da AliExpress i cottoncini struccanti come questi qua, no? Ho preso una trentina lavabili, voglio vedere se funzionano bene così faccio un po' meno monnezza, il che non mi dispiacerebbe. Cioè, questa spugna io cosa vi devo dire? Guardate qua. Adesso è vero che questa non è una maschera che secca come quella all'argilla, però cioè, come sono rossa ora la luce, perché lo specchio non sono così rossa. Vabbè, vediamo un po'. Queste spugne io le adoro, sono lavabili, non fa immondizia, cioè boh, amo amo amo. Si possono usare anche per fare gli scrub, io le trovo molto comode, delicate. Adesso ho messo un po' anche su nei capelli, però cioè due passate, cosa vi devo dire, è tutto via. Con le mani ci metti una vita, invece con questa, tac, fico. Ok, allora adesso asciughiamo, così eliminiamo eventuali residui. Io, come sapete, sono un cane a asciugarmi la faccia. Io sono un cane a asciugarmi la faccia, se ve lo dico con la faccia non l'asciugo. Ok, bene, com'è andata? Allora, nella zona qua non sono più secca come prima. La sensazione è piacevole, nel mentre che la maschera agiva mi sono tirata le sopracciglia. Se mi vedete rossata particolarmente qua è per quello. No, la sensazione è piacevole. Le zone secche non ci sono, o perlomeno temporaneamente non ci sono, soprattutto in questa zona qua. Pizzica, vi devo dire la verità, pizzica, a me pizzica, ma giustamente sto usando la tretinoina, quindi vabbè,
va da sé che potrebbe anche essere solo il discorso tretinoina, perché prima che la usassi nessuna maschera di 7-Eleven mi aveva dato problemi di bruciore, quindi penso che sia dovuto alla maschera. Allora, dato che ci sono, e la volta scorsa vi avevo fatto vedere i prodotti di Yes Style, vado a mettere questa qua. Ah no, aspettate, no, metto quella calmante, visto che avevo un po' di bruciore qua, quindi vediamo. Vediamo che non l'ho ancora usata, quindi devo ancora aprirla. E vediamo così la consistenza, la texture, come si suol dire. Una roba così dicono, no? Vediamo un po'. Io non imparerò mai a guardare l'obiettivo, guarderò sempre il video. Però, bella. Ci piace. Molto leggera. Per niente unta. Allora, primo impatto, non l'avevo ancora provata. Che dirvi? Si assorbe subito, leggero, non unge. Difatti è un gel. Però io ho comprato un gel in negozio, adesso non sto a dire dove. Forse avrei dovuto sincerarmi che fossero cose decenti, ma vabbè. È già assorbita. E comunque quel gel che avevo comprato sembrava Benaville. Comunque, promossa la maschera, promossa al 100%. E niente, alla prossima. Ciao!